Incontro alla scuola media Ettore Romagnoli di Gela tra le terze classi e la giovane scrittrice Chiara Giunta per la presentazione del libro Un saluto dal cielo, edito dalla casa editrice Albatros. Sono tanti i messaggi che vorrei inviare, temi fondamentali della morte, molto spesso non vista nella maniera giusta, del valore della vita, della famiglia, dell'amicizia, quindi quei temi che molto spesso a una certa età vengono sottovalutati. L'idea è nata a seguito di uno spiacevole incidente di un mio amico che è morto e quindi da qua ho sentito il bisogno di far sentire la mia voce. È un onore poter lasciare un messaggio, poter spingere gli altri a realizzare il proprio sogno. L'incontro organizzato nell'istituto diretto da Sandra Scicolone è stato realizzato in collaborazione con il Kiwanis Club di Gela presieduto da Emanuele Salafia. Allora, il Kiwanis è un club service che si occupa, che lavora con il territorio e si occupa prevalentemente di problemi legati ai ragazzi e quest'anno anche agli adolescenti. Aver saputo che una ragazzina ha iniziato, penso, Chiara a scriverlo a 15-16 anni, il libro, si sia cimentata nell'arte nobile della scrittura, scrivendo il libro, addirittura facendolo pubblicare, è un'idea che ci ha ammaliati. Per cui abbiamo voluto far conoscere al territorio la presenza e l'esistenza di Chiara e la presenza del suo testo, perché sia un monito e uno stimolo ai ragazzi a fare altrettanto. Io quest'anno, girando per le varie associazioni locali, mi sono reso conto che abbiamo un territorio ricco di eccellenze, ma ricchissimo di eccellenze, in cui i ragazzi fanno in effetti da padrone. E manifestare e far conoscere l'eccellenza, secondo me, è un dovere più che una situazione morale.